aggiungete che gli aghi sono più chiari, quindi, d'accordo? Sono piatti, mentre quello lì è l'abete rosso, e quello dietro le vostre spalle, questo qua, sono tondi. Quello che vi dicevo prima, allora, l'abete rosso, fa il frutto dell'abete rosso è questo, la pigna, noi in dialetto la chiamiamo la ciotola, la pigna, è rivolta verso il basso, quando il frutto è maturo si stacca e noi lo troviamo a terra. L'abete bianco invece fa una pigna che è simile a questa, un po' più, la fa rivolta verso l'alto, d'accordo? Quando il frutto, quando la pigna è matura, cosa succede? Non è che si stacca e cade a terra, perde le foglioline, le squame, infatti le troviamo a terra qui, le troviamo lì. E resta, e se domani andate a sciare, quello che vi dicevo prima, salendo da Serrada, proprio vedete, passate con la seggiovia sopra, vedete questi abeti che hanno sto torso con in testa un cappuccetto, quella lì era la vecchia pigna, ok, dell'abete bianco, perciò anche qui.